Esercizio: nella figura è mostrata una sorgente S, un altoparlante che emette onde armoniche sonore di frequenza 1700 Hz. Questa è la figura, la sorgente emette onde armoniche sonore 1700 Hz, ci sono due microfoni A e B posti a distanza variabile tra loro. Ricevono le onde sonore e le visualizzano su un oscilloscopio. I segnali captati dai due microfoni vengono inviati ai due canali A e B dell'oscilloscopio. La distanza tra la sorgente S e il microfono A è fissa e vale 100 cm. Questa è la distanza fra sorgente e microfono A, vale 1 metro. La distanza invece tra i microfoni è variabile perché il microfono A è fisso, ma il microfono B può scorrere in orizzontale lungo questa retta X. Possono verificarsi tre situazioni: i microfoni A e B potrebbero ricevere le onde sonore in fase, cioè nell'istante in cui A riceve una sovrappressione, anche B riceve una sovrappressione, oppure in controfase, A riceve una sovrappressione mentre B una sottopressione e viceversa, oppure nessuno dei due casi. Dunque A e B possono ricevere contemporaneamente nello stesso istante le sovra e le sottopressioni, allora oscillano in fase. Oppure potrebbero oscillare in controfase perché A riceve una sovrappressione e B una sottopressione, oppure nessuna delle due situazioni. Prima domanda: disegna cosa si vede sullo schermo dell'oscilloscopio se le due onde sonore giungono in fase ai microfoni e cosa si vede se giungono in controfase. Questo è lo schermo dell'oscilloscopio, sappiamo che riporta il profilo locale delle onde sonore. Quindi in funzione del tempo le sovrasottopressioni. Con il colore verde ho disegnato il segnale ricevuto dal microfono A. Con il colore rosso il segnale ricevuto dal microfono B. Nella prima riga i due segnali sono in fase, mentre A riceve una sovrappressione, B nello stesso istante riceve anche lui una sovrappressione e lo stesso anche le due sottopressioni ricevute avvengono nello stesso istante. Invece nella figura sotto i due microfoni ricevono le onde sonore in controfase perché quando A riceve una sovrappressione, B riceve una sottopressione e viceversa. Invece di visualizzare le due tracce A e B sull'oscilloscopio a doppio canale, spesso si preferisce utilizzare le figure di Lissajous. In questo caso si riportano i due segnali non più in funzione del tempo, ma in funzione uno dell'altro. Per esempio il segnale al microfono A in orizzontale e il segnale al microfono B in verticale. Se i due segnali crescono insieme, quindi vanno in sovrappressione insieme, la figura di Lissajous, l'ellisse, degenera in un segmento obliquo che attraversa il primo e il terzo quadrante, perché i due segnali crescono insieme e diminuiscono insieme. Se invece i due segnali sono in controfase, allora l'ellisse degenera in un segmento obliquo che attraversa il secondo e il quarto quadrante, perché mentre cresce il segnale, diciamo, mentre A riceve una sovrappressione dell'aria, B riceve una sottopressione, cioè cresce un segnale e diminuisce l'altro, e quindi viene fuori una traccia inclinata dall'altra parte. Abbiamo così risposto alla prima domanda. Vediamo la seconda. Spostiamo il microfono B facendolo scorrere in orizzontale lungo la retta X. Quando B si trova in certe posizioni particolari X da scoprire, le onde sonore giungono ai microfoni in fase, invece in altre posizioni arriveranno in controfase, in base a dove si trova B. Al variare di X la posizione di B da 0 all'infinito, quante sono le posizioni del microfono B che fanno giungere le onde in fase? Quali sono queste posizioni? Calcola almeno le prime posizioni che realizzano la fase dei segnali, ricava la formula generale per calcolare tutte le altre posizioni di fase. Stessa domanda per le controfasi. Quali sono le posizioni del microfono B che fanno giungere le onde in controfase? Quali sono queste posizioni? Calcola almeno le prime posizioni e ricava la formula generale. Vediamo quindi lo svolgimento. E innanzitutto calcoliamo la lunghezza d'onda, velocità del suono in aria 340 metri al secondo diviso la frequenza, 20 centimetri è la lunghezza d'onda. In questo disegno si vede cosa accade quando B si sposta in orizzontale e x va da 0 all'infinito. Per esempio, quando B si trova in questa posizione, si crea una differenza di cammino delta pari a mezza lunghezza d'onda. La differenza di cammino è quanta strada in più percorre l'onda che dalla sorgente arriva al microfono B rispetto al cammino che fa l'onda che invece dalla sorgente arriva ad A. Per disegnare questa differenza di cammino si traccia un arco di circonferenza, in modo che tutti questi segmenti colorati in verde siano tutti lunghi di 1, cioè 100 cm.
Il pezzo che avanza è delta, la differenza di cammino, e si vede che più B si allontana dal microfono A, più questa differenza di cammino cresce, e si capisce anche che cresce fino all'infinito. Quindi si avranno tante situazioni in cui delta sarà uguale a mezza lunghezza d'onda, poi allontanandosi B delta diventa una lunghezza d'onda, poi delta diventa una lunghezza d'onda e mezza, poi due lunghezze d'onda, due e mezzo, tre, tre e mezzo, senza limite. Quindi si avrà un'alternanza di segnali in fase e segnali in controfase. Infatti, quando la differenza di cammino tra le due onde è una lunghezza d'onda, oppure due, tre, quattro lunghezze d'onda, quindi un numero intero di lunghezze d'onda, quando la differenza di cammino delta è un numero intero di lunghezze d'onda, i segnali, le onde sonore viaggiano in fase, sia quella che arriva a B che quella che arriva in A, e quindi arrivano in fase ai microfoni. Quando invece questa differenza di cammino, come in questo caso, è per esempio una lunghezza d'onda e mezza, oppure come in quest'altro caso è mezza lunghezza d'onda, oppure due e mezza, tre e mezza, quattro e mezza, allora le due onde viaggiano in controfase e arrivano ai microfoni in controfase. Quindi la condizione di controfase è che la differenza di cammino sia un numero intero di lunghezza d'onda meno una metà, meno perché partiamo con n uguale a 1. Quindi si può anche scrivere questa condizione come un dispari di mezze lunghezze d'onda. Con n uguale a 1 abbiamo il primo dispari, con n uguale a 2 abbiamo il secondo dispari che è il 3, con n uguale a 3 abbiamo il terzo dispari che è 5, e così via. Quindi questo 2n-1 vale 1, 3, 5, 7, 9, eccetera. A questo punto dobbiamo esprimere delta differenza di cammino. Infatti è D2-D1, D2 è questo cammino qua dell'onda che arriva al microfono B, meno D1 è questo tratto verde. Perciò adesso al posto di D2 utilizziamo il teorema di Pitagora, perché D2 è l'ipotenusa di questo triangolo rettangolo di cateti D1 e X, e quindi teorema di Pitagora. Andiamo a sostituire a D2, e quindi delta diventa il teorema di Pitagora meno D1. In questa equazione irrazionale l'incognita è X, la posizione del microfono B, irrazionale perché l'incognita compare sotto radice quadrata. Perciò il radicale lo portiamo a sinistra, cioè lo lasciamo isolato, e dall'altra parte rimane delta più D1. Senza dover mettere condizioni di esistenza del radicale, concordanza segno, eccetera, perché tanto sono tutte quantità positive, possiamo elevare al quadrato entrambi i membri. Quindi qui va via la radice quadrata, qua diventa il quadrato del binomio. L'incognita è X, compare al quadrato, e quindi facciamo la radice quadrata, non mettiamo il doppio segno più o meno, perché non avrebbe senso una posizione X negativa, in quanto sono tutte distanze positive. Quindi il risultato è X uguale, qui raccogliamo delta, quindi delta per delta più 2D1. A questo punto delta dobbiamo distinguere i due casi di fasi e controfasi. Abbiamo detto le fasi, quando delta è un numero intero di lunghezze d'onda, la lunghezza d'onda è 20 cm, quindi le fasi si hanno quando la differenza di cammino è 0 cm, non può essere mai, perché questo cammino è sempre più lungo dell'altro, quindi non potranno mai essere uguali. Quindi la prima condizione di fase è quando la differenza dei cammini è una lunghezza d'onda, 20 cm, oppure 2, 3, 4, 5 lunghezze d'onda, quindi 20, 40, 60 e così via centimetri. Invece le controfasi si hanno quando la differenza di cammino è mezza lunghezza d'onda, perciò 10 cm, oppure una e mezza, quindi 30, oppure 50, 70, 90, quindi una lunghezza d'onda e mezza, due e mezza, tre e mezza, quattro e mezza e così via. A questo punto, per trovare tutte le posizioni del microfono B che realizza la fase dei due segnali sonori, basta utilizzare la formula che abbiamo appena trovato e andare a sostituire al posto di delta un numero intero di lunghezze d'onda. Delta uguale n lambda. Quindi n lambda più due volte D1, cioè 2 metri. Qui ci sono i calcoli numerici per i primi casi, n uguale 1, 2, 3, 4. Ricordiamo che n uguale 0 non aveva senso, perché la differenza dei cammini non poteva essere 0. Quindi partiamo da 1, n uguale 1 vuol dire lambda per lambda più 2 metri, quindi 20 cm per 20 cm più 2 metri.
0,20 più 2 metri, 0,20 2,20, 0,20 per 2,20 fa 0,66 metri, cioè 66 centimetri. Sostituiamo n uguale a 2, quindi abbiamo due volte la lunghezza d'onda 40 centimetri e qui abbiamo 2 metri e 40 centimetri. 0,98 metri, risultato 98 centimetri. N uguale a 3, 0,6 per 2,6, n uguale a 4, 0,8 per 2,8 e così via. Queste sono le posizioni delle fasi. Per trovare le posizioni delle controfasi procede allo stesso modo, però delta questa volta è un dispari di lambda mezzi. Quindi questo è delta, questo è di nuovo delta, un dispari di lambda mezzi più 2 metri. Lambda mezzi è 10 cm. Quindi vado a sostituire n uguale a 1, il dispari fa 1, quindi 1 per lambda mezzi, 10 cm, ancora 1 per lambda mezzi, 10 cm, più 2 metri. Quindi è 0,1 per 2,1, 0,46 metri, risultato finale. E quindi 46 cm, n uguale a 2, dobbiamo mettere il secondo dispari, che è il numero 3, quindi 3 per lambda mezzi, quindi 3 per 0 per 10 cm sono 30 cm. E qui c'è 2 metri più questi 30 cm. Quindi 0,3 per 2, 30, 83 cm. Poi il dispari successivo è il 5, quindi 5 volte 10 cm, 50 cm, di nuovo 50 cm anche questo. Quindi 0,5 per 0,5 più 2, 0,5 per 2,5. 1,12 metri, 112 centimetri e così via, 137 centimetri. Qua ho riportato allo spostarsi del microfono B lungo l'asse X tutte le posizioni, le prime posizioni di fase e controfase. In verde le posizioni delle fasi che abbiamo calcolato prima erano 66, 98, 125, 150 centimetri, eccole qua. E poi in rosso le posizioni di controfase che abbiamo calcolato adesso, quindi 46, 83, 112, 137, queste sono sbagliate, perché naturalmente avevo sbagliato apposta i calcoli prima. Quindi qua dobbiamo riportare 46, 83, 112, 137 centimetri e si vede che c'è un'alternanza di posizioni del microfono B che realizzano fasi e controfasi, alternanza però non equidistanti, cioè non sono equidistanti le posizioni di fase e controfase, ma vanno stringendosi intanto che il microfono B si allontana.